Sicurezza e legalità al centro di un importante incontro presso l'Istituto Commerciale di Piedimonte Matese, dove gli studenti hanno gremito l'Aula Magna per un appuntamento ormai tradizionale, nel corso del quale la magistratura, le forze dell'ordine e il mondo della scuola si sono messi insieme per trasmettere ai ragazzi il senso vero della legalità e soprattutto dove porta l'illegalità e il non rispetto delle regole. A margine dei lavori abbiamo sentito il procuratore della Repubblica di Santa Maria Capo Vetere, Antonio D'Amato, sulla finalità e l'importanza della giornata. Dottore D'Amato, quanto è importante la presenza della magistratura in un convegno importante come quello di oggi con i ragazzi? La magistratura esercita sul territorio il controllo di legalità e quindi è il primo testimone di percorsi che possono arrivare all'affermazione della legalità nel per l'obiettivo della giustizia, ed è un percorso che ha una funzione, pedagogica, perché il diritto esercita innanzitutto una funzione, preventiva. Trasmette ai consociati il messaggio dei comportamenti da tenere e, regolando le patologie, li richiama sulle conseguenze che scaturiscono dai comportamenti che vengono tenuti trasgredendo le norme. E allora, se tanto mi dà tanto, ai ragazzi che sono il futuro, e non è soltanto un'affermazione retorica della nostra società, andrebbe rivolti più spesso messaggi del genere e non soltanto in occasione di convegni come quello di oggi. Lei non ritiene che a livello di scuola possa essere inserito nuovamente come materia l'educazione civica? Guardi, può essere inserita come può rimanere così il programma didattico. Si possono ricavare, in verità, anche da altri insegnamenti, allora questo andrebbe fatto probabilmente, gli elementi che conducono allo studio delle regole della convivenza civile, perché l'educazione civica, attraverso la illustrazione di quelli che sono i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, questo era essenzialmente il senso dell'insegnamento dell'educazione civica, si potrebbe fare di meglio proprio ricavando dalle varie materie, dalla storia in particolare e anche da materie come il latino e il greco, questo immagino per i licei classici, ma negli istituti tecnici immagino nello studio del diritto, si possono ricavare degli elementi che si ricavano dalla storia dell'uomo, perché la storia dell'uomo, la storia dell'umanità è il percorso che va studiato per capire come si è arrivati oggi e quali sono quelle patologie, quelle disfunzioni, quei momenti critici di una società che bisogna assolutamente evitare e quali sono gli indici di allarme della società da cui bisogna guardarsi. Ecco, dottor D'Amato, se dovesse inviare un messaggio ai giovani, che cosa direbbe? Di studiare perché oggi il declino del sapere è la causa principale del malessere della nostra società. L'ignoranza ligna in più parti ed è uno strumento facile per chi vuole fare demagogia, salire al potere ed imporre le proprie scelte nell'interesse di potentati economici. E allora ai ragazzi va detto che bisogna studiare perché la cultura complessiva rende liberi. Infine, per il tema della sicurezza, abbiamo sentito il vice comandante della Polizia Stradale di Caserta, Ludovico Mitilini, e vediamo che cosa ci ha detto nella breve intervista. Allora, comandante, la giornata di oggi si parla di sicurezza, legalità e soprattutto nelle scuole. Quanto è importante la presenza della Polizia Stradale in momenti come questi?
Allora, noi della Polizia Stradale siamo un po' abituati a questo tipo di eventi perché tra l'altro ce lo impone anche il codice della strada di fare sicurezza stradale e ci avviciniamo soprattutto ai ragazzi per mostrarci non solo come intergermi sanzionatori, quindi coloro che magari infliggono le sanzioni ai sensi del codice della strada, ma cerchiamo di trasmettere quelli che sono i messaggi sulla sicurezza stradale e soprattutto insegnare ai ragazzi le regole del codice della strada per tutelare la propria vita, ma soprattutto quella degli altri, perché loro sono i conducenti dei veicoli del futuro. Quanto è importante iniziare proprio dai ragazzi? È importante, come dicevo poc'anzi, iniziare da loro perché è un'età in cui incominciano a farsi tante domande, è un'età in cui magari lo vediamo anche ai nostri giorni, insomma, all'utilizzo dello smartphone, che è una delle apparecchiature attraverso le quali un cattivo utilizzo, soprattutto quando viene utilizzato durante la guida, determina la gran parte degli incidenti stradali, ahimè anche mortali.